Surgeons keep our hearts beating. They do the amazing, help save lives, and so can you. Your CSL plasma donation can help create 24 critical life-saving medicines that can give grandpa the chance for his heart to swell when he meets his new grandson, or give a bride the chance for her heart to skip a beat on her wedding day. Every plasma donation helps more than you know. Do the amazing. Help save lives. Donate today at your local CSL Plasma Center and be rewarded for your generosity. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa quarta edizione di Scienze e Fantascienza, che peraltro, come saprete, forse continua ed amplia un precedente seminario sulle scienze dello spazio, quindi è una tradizione in realtà molto più antica. Comunque, Scienze e Fantascienza è giunta al quarto anno, brillantemente direi, visto che sembra che piaccia, e speriamo continui a piacere. Quest'anno, come sapete, il tema e l'intelligenza artificiale, dalla fantascienza alla vita quotidiana, perché vedremo che effettivamente alcune cose già sono entrate nella vita quotidiana, altre stanno per entrarci. Questo lo vedremo soprattutto nel prossimo incontro, che comincio già a ricordarlo, sarà appunto il 19 ottobre, sono sempre al mercoledì gli incontri, l'ora invece può variare, questo sarà alle 17.30 invece il prossimo in Via Ravasi, nell'Aula Magna di Via Ravasi. E avremo con noi i ricercatori del IIT, cioè l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, meglio che ha la base a Genova, ma laboratori un po' in tutta Italia, che ci racconteranno come l'Italia sia in realtà all'avanguardia nella robotica a livello mondiale, anche se nessuno lo sa. E vedremo cose che pochi umani hanno visto, ma intanto cominceremo oggi invece a parlare di come queste cose erano state immaginate prima, perché effettivamente, anche se certamente la corrispondenza con la scienza reale non è certo l'unico aspetto della fantascienza, non è certo l'unico motivo del suo valore, la fantascienza innanzitutto è un genere letterario che poi è diventato anche un genere cinematografico, di fumetto, eccetera, e ha un valore in se stesso, un valore artistico per la sua capacità di affascinarci, intrattenerci, divertirci, però non c'è dubbio che se si distingue da altri generi che hanno anche qualcosa in comune, come il fantasy, o le fiabe, il racconto d'avventura, pure semplice, è proprio anche questo aspetto di tentare davvero di immaginare degli sviluppi possibili del nostro mondo, in particolare della scienza, della tecnologia. Non per nulla una delle antologie più famose ancora oggi, penso una delle pietre miliari del genere, perché aveva proprio raccolto una serie di saggi, di racconti che erano proprio delle perle, si chiamava Le meraviglie del possibile, e la fantascienza ha sempre cercato di essere anche questo. Bisogna dire che nel campo della robotica, dell'intelligenza artificiale, questo è accaduto in maniera molto maggiore che in altri campi. Per esempio,
nei viaggi spaziali, ahimè, cosa che mi rattrista molto perché io volevo fare l'astronauta da bambino, ma indubbiamente dopo la Luna abbiamo un po' ridimensionato le nostre ambizioni. Mentre nel campo dell'intelligenza artificiale, come vedremo appunto mercoledì prossimo anche della robotica, stiamo, non dico arrivando proprio a eguagliare le più sbrigliate fantasie della fantascienza, ma certo, almeno in certa misura, sì, se molte cose sono davvero state previste in modo abbastanza corretto. E di questo appunto oggi ce ne parla una persona che forse alcuni di voi già conoscono, che comunque di fama penso che almeno gli appassionati del genere non possono non conoscerlo, Giuseppe Lippi, direttore di la collana Urania di Mondadori, che è la storica collana della fantascienza italiana, che ha pubblicato quasi tutti i più importanti racconti e romanzi di fantascienza in Italia. Lui la dirige da 26 anni e non c'è bisogno quindi di dire molto più di questo per presentarlo, e per il resto si, diciamo, presenterà da sé attraverso quello che ha da dire. Lui parla più o meno fino verso le 4:30, poi avremo una mezz'oretta di tempo per domande. Alle 5, come peraltro già avevamo anticipato, dobbiamo chiudere in modo però categorico, perché pare che ci chiameranno per un'intervista dalla stampa di Torino, e quindi dobbiamo essere pronti, perché insomma è un'occasione anche importante, dato che si tratta di un giornale di rilevanza nazionale. E con questo allora ringrazio ancora una volta l'amico Giuseppe di aver voluto ancora una volta essere presente, perché ci è venuto varie volte, ci ha aiutato in molti modi. L'anno scorso ha anche tenuto un seminario nella nostra università, che è stato molto seguito e molto apprezzato. Lascio la parola e sentiamo che cosa ha da dirci su questo tema delle macchine intelligenti nella storia della fantascienza. Mi raccomando, finite rapidamente di passare il foglio delle presenze per chi vuole l'attestato, ovviamente per gli studenti di scienze della comunicazione che vogliono l'attestato di partecipazione. Ok, grazie. La parola a Giuseppe Lippi. Ringrazio anch'io Paolo Musso in primo luogo per questa opportunità e voi naturalmente per essere qua intervenuti. L'argomento spero che vi interesserà, in qualche modo vi affascinerà, perché è veramente un argomento, sì, oggi noi sappiamo che queste cose sono possibili, ma la distinzione tra possibile e impossibile veramente sembra sfumare di fronte a certe conquiste scientifiche e tecnologiche che sarebbero state giudicate assolutamente fantastiche, pura magia, non dico tanto tempo fa, ma soltanto un secolo fa, ai primi del Novecento. È proprio però ai primi del Novecento che dovremo andare per cominciare il nostro discorso. Ma per invogliarvi con qualcosa di più attuale, anche di spettacolare a suo modo, io comincerei con un riferimento a una serie TV, a una serie TV che è partita soltanto lunedì scorso su Sky, per quelli che la possono seguire, ma che credo però si possa in breve tempo, se non già ora, scaricare da internet, una serie TV che si intitola Westworld. Westworld è il titolo originale di un film che è uscito anche in Italia nel 70, mi pare, o nel 71, e da noi era stato battezzato Il mondo dei robot. Il mondo dei robot nasce da un'idea di Michael Crichton, che era uno scrittore scienziato piuttosto brillante e prolifico, in cui si immaginava, che, i parchi dei divertimenti dell'immediato futuro, del prossimo futuro, un po' sul modello della Disneyland, che esiste in California, in Florida, adesso anche in Europa, sarebbero stati parchi di divertimento completamente automatizzati, non soltanto elettronicamente manovrati, funzionanti in base agli ultimi principi dell'elettronica, ma avrebbero anche ospitato degli automi, dei robot, così perfetti da renderli indistinguibili dagli esseri umani. Gli ospiti di questi parchi dei divertimenti avrebbero potuto, questa era la particolarità dell'invenzione di Crichton, vivere le loro avventure preferite in tre mondi diversi,
complete di ogni sensazione che in questi mondi si può provare, dal gusto di andare a caccia e abbattere degli animali simulati, sparare a dei cattivi e avere l'illusione di averli ammazzati nel mondo del Westworld, appunto, partecipare a orge dell'antica Roma nel mondo romano, i mondi erano tre, oppure fare duelli e liberare principesse nel mondo medievale. Erano tre mondi, il mondo del West, il mondo romano e Medievonia, come era stato tradotto in italiano, il mondo delle avventure medievali. Ovviamente i personaggi tra cui si muovono gli ospiti di questi parchi e divertimenti sono, appunto, come ho detto, dei robot, degli automi perfettissimi. Oggi noi diremmo degli androidi, oppure, usando una parola diventata popolare dopo Blade Runner, dei replicanti. Insomma, delle creature artificiali così perfette che noi non possiamo distinguerle da noi stessi, dagli altri esseri umani. E però perfette anche dal loro punto di vista, perché loro non si rendono conto di essere delle creature artificiali. Su questo, la nuova serie TV che è partita lunedì e che a quelli che ne hanno la possibilità raccomando, è molto chiara. Il vecchio film non si soffermava tanto su questo problema, lo trattava sfiorandolo. Ma invece la nuova serie TV, che sarà articolata del resto soltanto in 10 puntate, quindi avremo un racconto abbastanza coeso e compiuto in breve tempo, comincia subito con mettere al centro dell'azione una ragazza, che è una robot, ma che non sa di esserlo. Lei periodicamente viene tirata fuori, viene anche detto dopo un po' che lei è la più antica delle. Le chiamano host, un termine che. Tra l'altro la serie non è ancora doppiata, si vede in inglese con i sottotitoli italiani. E a me è venuto in mente che in italiano si potrebbe fare questo gioco con hostess, che tutti sapete quale valore abbia acquisito negli ultimi anni nel parlare comune. Ma in realtà host vuol dire due cose. Da una parte ospite del turista che viene a giocare in questi mondi in costume, e dall'altra. Però significa anche ospite di cosa? Di un'intelligenza. Artificiale, d'accordo, ma un'intelligenza e anche di un'emotività completa. Queste macchine, raffigurate in Westworld, come quasi tutte le macchine evolute, immaginate dalla fantascienza e probabilmente anche dai progettisti di autentici robot, hanno un'emotività che non è affatto secondaria nel loro comportamento. La serie ci mostra che quando cominciano a guastarsi questi host, si guastano dando in manifestazioni emotivamente strane, come potrebbe succedere a un essere umano che abbia, per esempio, sia colto da una paralisi, oppure sia colto da un attacco epilettico, oppure che sia colto da un improvviso attacco di schizofrenia. Vediamo che la manifestazione fisica più evidente di quando cominciano a funzionare male è data dal fatto che appare come una mosca, un insetto, si posa vicino al loro occhio, loro non battono la palpebra, loro non hanno nessuna reazione, lo guardano straniti e cominciano a dare i numeri. Tra l'altro gli scienziati, perché l'azione è bella perché mentre si vede da una parte il mondo in cui l'avventura è ambientata, in questo caso il mondo del West, poi ogni tanti minuti si sposta, sale di un livello di realtà e ci fa vedere i progettisti, gli sceneggiatori degli episodi, gli scienziati stessi che riparano e progettano questi host, questi androidi o replicanti. E si rendono conto i progettisti che quanto più sono perfezionati e revisionati gli automi, i replicanti, tanto più facilmente possono andare incontro a crisi, a guasti e a malfunzionamenti emotivi. Nel primo episodio entra in campo questa ragazza, che ripeto non sa di essere una androide, e che vive in una fattoria ai margini del deserto col padre. Naturalmente succede che il padre a un certo punto si guasta nella scena dopo, perché lei ripete la vita di questi androidi è affascinante perché fanno sempre le stesse cose, ma loro non si rendono conto che le stanno rifacendo. Esattamente come noi alla mattina abbiamo sempre l'impressione che sia un nuovo giorno. Ma in realtà è l'ennesimo giorno in cui facciamo le stesse cose. E così loro. E noi ce ne accorgiamo provando veramente un brivido,
quando il padre si guasta e viene sostituito da un altro, un baffone che prima non era in scena, e lei non se ne accorge minimamente, perché per lei quella è la realtà. La realtà è limitata a quel giorno, a quel copione, copione che peraltro loro non devono imparare. Sono già programmati per eseguire determinate azioni, scene, sequenze e tutto il resto. Quindi, in una serie che si preannuncia spettacolare e molto ben scritta, e che tra l'altro diventa anche un modo per interrogarsi sul valore di queste serie TV, con gli sceneggiatori come demiurghi, con gli attori usa e getta, eccetera, eccetera. C'è anche un bravissimo Anthony Hopkins nella parte del progettista capo dell'insieme. Rappresenta uno dei punti cinematograficamente più evoluti finora per trattare l'argomento della macchina pensante e addirittura di sembianze umane. Non è detto, naturalmente, che le macchine pensanti dovranno avere o debbano avere già ora per forza sembianze umane. L'industria continua a promettere che nelle nostre case entreranno presto dei robot con fattezze più o meno umanoidi per fare i lavori di casa, per esempio, per fare quello che serve. Ma francamente non è detto che debba essere così. La stessa fantascienza, che è il genere letterario che si è più spesso occupato di questi argomenti, ha chiarito fin dagli anni 40 che gli automi avrebbero potuto essere di due specie, entrambe in qualche modo intelligenti, ma molto diverse nell'aspetto. Quelli antropomorfi e quelli cosiddetti usiformi, che invece non avrebbero un aspetto umano o umanoide, ma adatto semplicemente a svolgere il lavoro che devono svolgere. Quindi, se si tratta, in un futuro in cui riprendessero le missioni interplanetarie, di andare su un pianeta proibitivo per gli esseri umani, non dovrebbero avere necessariamente un aspetto umano, ma questi robot usiformi potrebbero essere delle trivelle pensanti oppure qualcos'altro del genere. In realtà il problema della macchina pensante è molto vecchio, è molto antico. L'antichità classica conosce storie di automi. Una volta io ho curato un'antologia di saggi e racconti sul tema dell'automa in generale per una importante società italiana che fabbrica robot nella realtà e che voleva un libro celebrativo di questa attività a livello letterario. A parte i racconti di fantascienza o fantastici che avevo selezionato, c'erano anche due saggi, entrambi italiani. Uno si occupava della figura dell'automa nell'antichità classica, con miti, storie di questo tipo, e l'altro del mito dell'automa nel Medioevo. Nell'antichità classica c'è per esempio il famoso Talos, il gigante di bronzo, che avrebbe avuto la capacità di abbracciare un nemico, e siccome era di bronzo e si poteva renderlo incandescente, l'avrebbe abbracciandolo anche stritolato e anche ustionato. Quindi l'idea di fabbricare un simulacro dell'uomo è veramente antica, e d'altra parte noi vediamo che l'umanità, al contrario di quello che si può pensare, difficilmente immagina cose assolutamente campate in aria. Sembrano campate in aria, ma se voi vedete, alla base di ogni mito, leggenda o anche creatura dell'immaginario, c'è l'intuizione di qualche possibilità. Magari questa intuizione si deforma nel sogno, diremmo, esattamente come noi quando sogniamo tutte le notti vediamo anche le persone più vicine a noi nella realtà in situazioni del tutto bizzarre. Ma per quanto deformate, le figure dell'immaginazione umana tendono a rimandare a qualche problema la cui soluzione, probabilmente, l'immaginazione ci vuol dire, non è poi così lontana. L'averlo concepito è già un passo verso la soluzione. E l'automa fa sicuramente parte di questo, perché l'essere umano si vede individuato, ma si vede anche in mezzo a una moltitudine, non sa bene esattamente in cosa consista questa sua vita, desidera poterla riprodurre.
come io, si deve essere detto all'inizio, sono stato fatto da qualcuno, creato da qualcuno, di cui poi miti, le religioni, eccetera, così io vorrei fare qualcun altro a mia volta. La leggenda ebraica del golem di nuovo riprende la storia di una creatura di argilla che con determinati procedimenti occulti, ma facilmente anche spiegati nella leggenda, si anima e serve il suo padrone. Dal golem animato alla creatura di Frankenstein, lo scienziato, il medico inventato da Mary Shelley all'inizio dell'Ottocento, il passo è relativamente breve, ma insomma la creatura di Frankenstein è qualcosa di più di un golem, perché è veramente un essere umano. Non viene detto come, ma il dottor Frankenstein lo ottiene con un procedimento biologico, da un pastone biologico, non come spesso nei film viene detto, riunendo, cucendo insieme pezzi di cadaveri, ma da un pastone biologico, la cui natura resta imprecisata ovviamente nel romanzo. Però l'importante è che si dica chiaramente che è un crogiolo biologico paragonabile a quello da cui forse un tempo ha avuto origine la vita sulla Terra. Questa creatura di Frankenstein dunque non è un automa, è qualcosa di più, è veramente interessante. Noi potremmo dire in linguaggio moderno è un replicante, ma neanche, perché proprio non è fatto di materia sintetica, è fatto di materiale biologico. Noi può darsi che un giorno, oggi leggevo venendo qui, un articolo su un bambino che è stato fatto nascere, non mi ricordo il paese in cui, ah sì, in Messico, non da due ma da tre genitori. Perché questo? Perché la mamma era portatrice di una malattia gravissima, nefasta, che interessa il cervello, una necrosi del cervello, per cui in pochissimo tempo il bambino sarebbe morto. Allora, sapendo questo in anticipo, i genitori avevano già perso, genitori peraltro islamici, avevano già perso due bambini precedentemente, hanno deciso di affidarsi alle sperimentazioni di questa equipe messicana, perché negli Stati Uniti tra l'altro la cosa è vietata, e che cosa fanno loro? Prendono, detto in soldoni, un ovulo materno. Rimuovono però il nucleo che conterrebbe certamente i geni della malattia e lo sostituiscono con il nucleo di una donna sana. A questo punto fanno fecondare dal padre questo ovulo ottenuto da due donne, lo impiantano nella madre e lei poi ha la sua gravidanza. Quindi è nato questo bambino, ci sono anche le foto, oggi girano anche su internet. Questo bambino è nato da tre genitori, due madri e un padre. E si presume che sarà sano, che avrà una vita normale, eccetera, eccetera. Quindi volevo dire con questo che noi in futuro probabilmente potremo costruire ben di più che dei simulacri artificiali dell'essere umano, ma potremo costruire con l'ingegneria genetica, biologica, eccetera, dei veri e propri esseri umani direttamente in laboratorio. Potremmo probabilmente anche intervenire sulle loro caratteristiche, deciderne le qualità, le malattie che potrà evitare, forse anche agire sulla sua intelligenza. Ma chiusa questa parentesi che ci porterebbe fuori dal seminato dell'intelligenza artificiale che vogliamo trattare oggi, torniamo agli automi e alle macchine in generale intelligenti. Dobbiamo aspettare gli anni 40 del XX secolo per assistere a significativi progressi nella scienza della cibernetica che nasce con Norbert Wiener ufficialmente nel 1948, in realtà un po' prima, perché lui è da tempo uno studioso della teoria dell'informazione. Ma già nel regno della regina Vittoria, quindi nell'Inghilterra del XIX secolo, noi sappiamo che ci sono stati tentativi più che pionieristici, determinanti, di costruire con i mezzi di allora macchine da calcolo molto complesse e sofisticate. L'ingegner Babbage, questo vero e proprio precursore del computer, ha costruito con i mezzi dell'epoca, quindi del tutto senza l'elettronica,
E senza l'elettricità, un computer perfettamente, non paragonabile ai nostri, ma comunque una macchina da calcolo estremamente sofisticata e capace di tutta una serie di operazioni. Questa consapevolezza ha portato alcuni scrittori, soprattutto inglesi, ma non solo, a immaginare dei racconti in cui, la scienza informatica e cibernetica sia nata proprio nel XIX secolo in Inghilterra. Filone di racconti che ovviamente parla di un presente alternativo rispetto al nostro e che vanno sotto il nome di steampunk, cioè praticamente la cibernetica che si sviluppa nell'età del vapore anziché in quella dell'elettronica. Però ecco, ai primi del XX secolo si fa avanti quindi la coscienza, sempre in Inghilterra, che macchine di enorme efficienza saranno presto sviluppate e saranno al servizio o qualche volta al disservizio dell'umanità. Nel 1909, su una rivista prestigiosa, la rivista combinata delle università di Oxford e Cambridge in Inghilterra, lo scrittore E. M. Forster, Edward M. Forster, l'autore di Passaggio in India, Camera con vista, per quelli che hanno visto i film, anche di Maurice, che è considerato il primo romanzo in cui si parla francamente di un amore omosessuale, scrive un racconto che si intitola La macchina si ferma, The Machine Stops, 1909, pubblicazione su rivista. Poi 1928 in una raccolta di racconti di Forster, è tradotto anche in italiano, lo trovate nella sua raccolta di racconti pubblicata da Feltrinelli, eccetera. In questo racconto Forster polemizza con le visioni utopistiche, in genere ottimiste, del suo grande contemporaneo Herbert George Wells, che aveva da solo inventato tutta la narrativa avveniristica con una serie di romanzi scritti alla fine dell'Ottocento e a cavallo del Novecento, come La macchina del tempo, L'uomo invisibile, La guerra dei mondi, L'isola del dottor Moreau. Tutte storie non tanto di invenzioni stupefacenti o non solo, quanto di radicali trasformazioni nell'atteggiamento della scienza verso quello che fino a ieri sarebbe stato considerato il miracolo. Wells è ancora però nella sua fase cautamente ottimista e anche se alcuni racconti hanno tinte decisamente cupe, se uno legge L'isola del dottor Moreau rabbrividisce, perché lì si parla di trasformare degli animali con orrende operazioni chirurgiche in esseri che dovrebbero essere simili all'uomo, sempre questo desiderio di creare simili all'uomo, che in realtà sono delle creature sofferenti e mostruose. Oppure l'uomo invisibile, il cui protagonista è uno scienziato tormentato, un uomo cupo, un uomo divorato addirittura dal senso della propria amarezza, che si rende invisibile e poi gradualmente rischia di scomparire veramente, cioè non riesce a ritornare alla normalità. Forster però reagisce a questo tipo di scientismo wellsiano che comunque presenta spettacolari evoluzioni, mostrando immediatamente quella che potrebbe essere invece un deciso pericolo per l'umanità del futuro, quello di dipendere eccessivamente dalla macchina. Wells della macchina non si è occupato in questa fase eccessivamente. Forse l'unico tema che veramente manca allo stupendo ventaglio dell'immaginazione dispiegata da Wells negli anni, fine anni 90 del XIX secolo e primissimi del Novecento, è proprio il tema del robot, della macchina pensante. Wells balza direttamente all'uomo e alle sue trasformazioni, in questo seguendo un po' l'esempio di Stevenson, che col dottor Jekyll aveva parlato pure di un esperimento terrificante, quello di scindere la personalità umana separando metaforicamente il bene dal male. Wells è più sulla traccia di Stevenson. Forster, nel 1908, ci racconta di una società dell'avvenire che è risorta dalle ceneri di un conflitto devastante e mondiale, questo prima della prima guerra mondiale. Però la vecchia civiltà è crollata, come se fosse crollata sotto i colpi dei marziani. Surgeons keep our hearts beating. They do the amazing. Help save lives. And so can you.
Your CSL plasma donation can help create 24 critical life-saving medicines that can give grandpa the chance for his heart to swell when he meets his new grandson, or give a bride the chance for her heart to skip a beat on her wedding day. Every plasma donation helps more than you know. Do the amazing. Help save lives. Donate today at your local CSL Plasma Center and be rewarded for your generosity. Guelzo, per dire. E i superstiti si sono sottomessi non solo al governo, ma alla vera e propria religione di una macchina potentissima che regola ogni aspetto della nostra vita. Esattamente come oggi avviene nella realtà, perché noi non prendiamo lo stipendio se il computer non ce lo manda, non ci possiamo curare se, eccetera, eccetera, lo sappiamo benissimo. E la macchina del racconto di Forster ha deciso che i superstiti faranno bene a evitare ogni superfluo contatto umano, cioè quasi tutti i contatti umani in realtà, questo per evitare di ricadere negli errori e negli orrori di una nuova guerra. Quindi gli esseri umani vengono disposti, uno per celletta, in delle cellette sotterranee per lo più, dove neanche i nuclei familiari sono rispettati. I protagonisti del racconto sono una madre e un figlio che vivono ai capi opposti della terra e si riuniranno solo più tardi. Ognuno nella sua celletta e non possono vedersi, possono solo comunicare a distanza. Ma finché le cose vanno in questo modo, la sopravvivenza, per quanto irregimentata in maniera, come vedete, feroce, è garantita. Poi però cominciano a nascere i primi sospetti che in effetti alla superficie si possa accedere. In particolare, il giovane protagonista vuole convincere di questo la madre, che si può uscire dal labirinto delle cellette. Poi succede ancora qualcos'altro. La macchina va in panne. E a quel punto, trattandosi di una macchina mondiale onnicomprensiva, la stessa civiltà si sgretola. Alla fine del racconto vedremo che non sarà del tutto un male, perché l'umanità si libera, i superstiti si liberano da questa tirannide benefica, o presupposta benefica, e riemerge alla vita, e dovrà ricominciare tutto da capo, ma almeno di propria iniziativa, e non più ascoltando soltanto i dettami appunto di un macchinario. Questo tema della macchina che regola tutti gli aspetti della vita che andando in panne la metterebbe seriamente a rischio, ma almeno riconquisteremo la libertà, è riecheggiato in tutto il Novecento. Mi ricordo che negli anni 70 un ingegnere romano, che è stato tra i pochi autori futuristici di futurologia che possa vantare l'Italia, Roberto Vacca, pubblicò un paio di saggi, il primo dei quali aveva un bel titolo effetto, Il Medioevo Prossimo Venturo o La Crisi dei Grandi Sistemi. Lui si era reso conto che ormai e non c'era ancora né internet né niente, tutto molto al di là da venire, ma si era reso conto che comunque già a quello stadio l'interdipendenza dei grandi sistemi tecnologici da cui dipendeva la vita e la società civile sulla Terra era messa a repentaglio proprio dalla sua stessa fragilità. E provava a immaginare, se ci fosse in una qualsiasi grande città del mondo, un banale blackout dei semafori, per esempio, è protratto, questo porterebbe a ingorghi colossali. Ingorghi colossali vorrebbero dire che un sacco di persone non possono prendere gli aerei. Gli aerei potrebbero andare a loro volta incontro a guasti del sistema di controllo di volo e quindi portare alla paralisi per giorni, forse per settimane o mesi. Gli approvvigionamenti potrebbero non arrivare, eccetera, eccetera. Ora, noi abbiamo visto che tutto questo non si è ancora verificato. Si temeva che potesse verificarsi il 1 gennaio 2000, perché vi ricordate la storia del virus Y2K, cioè si temeva che i programmi per computer non avessero tenuto conto del banale passaggio di data nuovo millennio, che fossero stati tutti impostati sulle cifre che cominciavano con 1 e quindi che quando la cifra fosse scattata 2000 potesse crearsi un caos nei sistemi di computer. Ma neanche questo è successo. Evidentemente c'è non solo nella sorte dell'umanità o della tecnologia, ma c'è nella grandezza stessa di questi sistemi un che di...
autopreservante, per cui questi macelli non si sono verificati tuttora. Potrebbero però verificarsi. Quello che si è verificato di più vicino sono i grandi blackout nelle metropoli, ad esempio statunitensi, oppure più di recente il dramma di una centrale nucleare che si guasta, con le conseguenze che si sono viste in Giappone 2 o 3 anni fa. Ma questa non è colpa della macchina, non è semmai riflette il fatto che l'umanità tende a seguire abbastanza ciecamente la strada che le sta davanti e noi non abbiamo l'impressione in effetti di fare delle scelte. È chiaro che a un certo punto qualcuno ha scelto, ad esempio, di commercializzare gli elaboratori domestici, i PC, i computer portatili, personali. Ma, come dire, la cosa veniva quasi da sé. Sembra quasi che l'umanità sia in preda o perseguitata, dite come volete, che il suo destino sia che tutto quello che si può fare lo fa. L'aveva già dimostrato prima. Perché era possibile costruire le testate nucleari? Le ha costruite. Era possibile farle proliferare dappertutto. Sono proliferate dappertutto. Era possibile pensare ad armi biologiche e chimiche? Sì, facciamole, sono state fatte. Il fatto che noi siamo incapaci di resistere, sembriamo incapaci di resistere alla tentazione di fare tutto il fattibile, siccome si può fare, lo facciamo. Ha due aspetti. Uno preoccupante, perché voglio dire, di questo passo noi abbiamo già raggiunto, ampiamente superato il baratro. Ci stiamo sopra da una cinquantina, sessantina d'anni e stiamo ballando su quel baratro e vedremo. Ma ha un aspetto però positivo, nel senso che non fare queste scelte potrebbe voler significare l'imporsi di una mentalità o teocratica, Dio non voglia, o repressiva di altro tipo, che porterebbe sicuramente, magari ha una maggior sicurezza sotto qualche aspetto, poi ne spunterebbero altri ovviamente a insidiare il tutto, ma che limiterebbero fortemente la espansione umana, la sua stessa avventura. D'altra parte c'è chi pensa che questa nostra tendenza a fare tutto quello che possiamo fare sia legata all'evoluzione stessa. L'uomo, ne sappiamo oggi, è il frutto di una lunga evoluzione. Pensiamo che forse a sua volta verrà superato, forse noi già stiamo assistendo alla fase del superamento umano e c'è chi pensa che verremo superati dalle macchine, chi invece pensa che verremo superati da dei postumani più perfezionati di noi. Ma verremo superati prima o poi. Questo processo evolutivo è esattamente quello che ci spinge a fare tutto quanto è nelle nostre possibilità. Si può andare in America dalla Spagna su delle caravelle che sono come tre gusci di noce? Si può e ci vado. Poi scopro l'America, la scambio per l'India. Questo apre tutto il capitolo apocalittico del confronto con le civiltà locali che sono destinate a essere sterminate, anche solo dalle malattie, inizialmente. Non sembra che ci fosse modo di evitare questo tipo di disastri. Quindi, ecco, il problema si sposta e va al di là delle responsabilità della macchina, ammesso che ne possa avere, o anche dei loro costruttori e inventori, ma sono problemi che si pongono. La macchina può prendere effettivamente un aspetto umano. Forster non immagina invece un tipo di elaboratore immenso, ma che non ha nessun bisogno di incarnarsi in forme antropomorfe. Invece nel 1920 uno scrittore cecoslovacco che si chiama Karel Čapek, un commediografo per l'esattezza, Karel Čapek, nella sua commedia Ruhr, che significa Robot Universali Rossum, sono le iniziali di questa azienda, immagina esattamente quella che è la grande ambizione di tutta l'industria moderna, la creazione di esseri artificiali, macchine di forma umanoide che possano lavorare molto efficacemente per noi, nelle fabbriche soprattutto.
E lui usa per chiamarli, come li chiama, robot, un verbo ceco che significa lavoro forzato, robot. E al plurale diventano roboti. Infatti il titolo originale recita roboti universali, Rossum. Questa parola travalica fortunosamente non solo i confini della Cecoslovacchia, quindi si diffonde in Europa, ma soprattutto si diffonde negli Stati Uniti d'America, dove, ve l'ho detto, la commedia viene rappresentata, scritta nel 20, viene rappresentata per la prima volta nel 1921, dove trova immensa fortuna nelle nascenti riviste di divulgazione scientifica popolare e presto anche di fantascienza. La prima rivista popolare americana di fantascienza, Amazing Stories, esce nel 1926, quindi appena 5 anni dopo la commedia di Čapek, commedia che tra l'altro è stata tradotta anche in italiano e è ancora in catalogo da Einaudi, dà luogo a uno dei termini, alla nascita di uno dei termini più fortunati che vengono poi rimbalzati dall'inglese in tutto il resto del mondo, robot, per dire automa, intelligente, più o meno, di aspetto umano o usiforme, ma comunque fabbricato allo scopo di servire l'umanità. Questi robot naturalmente sono utili, ma sono anche temibili, perché tutto ciò che riproduce la forma umana e le capacità umane è visto come un potenziale doppio dell'umanità. E quindi anche con un potenziale pericolo. I roboti potrebbero ribellarsi, potrebbero, non vole potrebbero incrociare le braccia e sarebbero guai. Allora, il più brillante autore americano degli anni 40 in materia di robot, Isaac Asimov, inventa non un decalogo, ma un tricalogo per regolamentare il comportamento degli automi, le tre leggi della robotica, per cui un robot non potrà fare nulla che possa danneggiare un essere umano, non potrà in alcun modo omettere di soccorrere un essere umano e non potrà permettere che la mancata, cioè che l'omissione di questo obiettivo causi danno ulteriore. Queste tre leggi della robotica sono state poi revisionate e perfezionate negli anni 50 una volta, negli anni 80 un'altra, e sono state aggiunte altre leggi ancora per evitare proprio il pericolo che i robot diventassero dannosi anziché dei cooperatori. Ma la cosa divertente è che in quasi ogni racconto del ciclo robotico, esiste un grosso volume oggi di Asimov che ha tutti i miei robot, dove li trovate riuniti. Quasi ogni racconto si diverte a immaginare un'eccezione a queste leggi, cioè come dei robot, non dico maligni, ma sicuramente disfunzionali, o anche funzionali a modo loro, aggirano questi comandamenti profondamente impressi nella loro addirittura, nel loro stampo, e quindi il pericolo sussista di nuovo e bisogna trovare dei modi. Anche un pericolo puramente logico, cioè in una di queste storie un robot non si rende conto che continuando ad agire in un certo modo, illogico, ma solo perché paradossalmente logico, prende alla lettera delle raccomandazioni, questo non va fatto, non riesce a capire che in questo modo provocherà la morte degli esseri umani che devono convincerlo con ragionamenti logici paradossali che non deve fare quella determinata cosa. E quindi questi racconti sono deliziosi ancora oggi, devo dire, perché sono dei racconti dove la tecnologia è soltanto lo sfondo. È lo sfondo importante, ma è lo sfondo per delle avventure, direi quasi morali. Asimov è uno scrittore di origine ebraica, di famiglia ebraica, in cui c'è questo continuo esercizio tra la necessità di rispettare la legge, che uno qua scriverebbe con la L maiuscola, legge divina addirittura, e la realtà dell'esistenza che è quella che è, insomma, e quindi porta continuamente a forzare i limiti.
La fortuna delle storie di robot di Asimov, scritte negli anni 40 e poi continuate negli anni 50, quando diventeranno anche dei romanzi piuttosto lunghi, articolati e complessi, prima si parlava, prima dell'inizio, di un romanzo come Abissi d'acciaio, in cui i robot lavorano in polizia, per esempio, fanno tutta una serie di attività socialmente utili. E poi in quello che è il ciclo più famoso di Asimov, quello della fondazione o delle fondazioni, che nel tempo andrà a fondersi col ciclo dei robot, i robot si troveranno a essere veramente dei personaggi fondamentali per l'evoluzione e la salvezza dell'umanità, non solo sulla Terra, ma nell'universo, dove l'umanità nel frattempo si sarà sparsa. Avranno acquistato una saggezza straordinaria e saranno paragonabili ai nostri più grandi filosofi o santi o santoni. Questo fiorire di narrativa cibernetica, già negli anni 40 e poi subito dopo, nel dopoguerra, non deve farci dimenticare che il 1948, mentre Asimov tesse i suoi apologhi metallici, il 48 è l'anno in cui, vabbè, in Inghilterra esce 1984, il romanzo di Orwell, col famoso Grande Fratello, in cui molti vedono una prefigurazione dell'invasione della privacy che si è verificata poi con le reti di computer, eccetera. Ma a parte 1984, il cui interesse tecnologico è piccolo, perché in realtà si tratta di un monito politico e sociale, esce un testo invece fondamentale e tutt'altro che di narrativa, un testo scientifico, che è La cibernetica di Norbert Wiener. Ora, Norbert Wiener è proprio lo scienziato americano che è il responsabile di avere portato a perfezione quella che lui ha subito chiamato, fin dagli anni 30 del Novecento, la teoria dell'informazione. Quindi ha messo le basi dell'informatica e poi della cibernetica, concepita come, lui dice, la scienza del controllo dei sistemi, viventi o non viventi, che studia dal punto di vista teorico e applicativo la riproducibilità su macchine dei comportamenti degli esseri umani. Wiener non si interessa soltanto alle macchine, si interessa anche alle neuroscienze, alle capacità del cervello, alle risorse del sistema nervoso. E si interroga sul fatto se sia possibile trasferire nelle macchine il modello del comportamento e dunque alla fine anche del pensiero umano. Questa rimane la base della più importante rivoluzione tecnologica che c'è stata nel Novecento e da cui deriva tutta la nostra attuale società informatizzata, computerizzata, eccetera, eccetera. E il fatto che esista, secondo Wiener, un rapporto preciso tra sistema biologico, o si possa instaurare un rapporto preciso tra sistema biologico e sistema tecnologico, è quello che tuttora lo rende di estrema attualità e addirittura proietta la sua immaginazione scientifica verso il futuro. Tutti i grandi personaggi della letteratura robotica, tutte le grandi macchine pensanti, tra poco arriveremo a una resa famosissima dal cinema, HAL 9000, il calcolatore di 2001 sulla nello spazio, riflettono proprio questa caratteristica. Sono sì creazioni artificiali dell'ingegneria, ma che rispecchiano profondamente il funzionamento, la funzionalità del vivente, degli esseri viventi, degli esseri umani, in sostanza. Per cui diventeranno indispensabili. Tanto indispensabili che potrebbero addirittura farsi tiranni degli esseri umani. C'è un romanzo di genere fantascientifico piuttosto popolare ai tempi, che risale pure lui al 48, l'anno in cui fu scritta La cibernetica, fu pubblicata La cibernetica, che
che si chiama Gli Umanoidi, in cui vediamo dei robot perfettissimi, l'autore è Jack Williamson, un altro americano, dei robot perfetti ma autoritari, che hanno preso l'umanità sotto il loro, la loro protezione, ossessionati al fatto che l'umanità possa farsi male, in sostanza, da sé, che l'essere umano è intrappolato come in una ragnatela, non può più fare niente senza il beneplacito dei suoi protettori, tra virgolette, e come molti protettori, questi robot rischiano di svilire la caratteristica fondamentale dell'uomo, che è la sua iniziativa. L'anno dopo, il 49, un altro autore di genere molto brillante, Murray Leinster, pubblica su una rivista di fantascienza un racconto che si chiama Un logico di nome Joe, in cui col termine logico si intende niente altro che un elaboratore, però privato, e che una rete di e predice che una rete di questi elaboratori scambierà, permetterà di scambiare le informazioni in tempo reale. E quindi immagina internet già prima che esistessero i PC, praticamente 40 anni quasi prima che internet venisse ufficialmente inventato. Il pericolo che la nostra dipendenza dalle macchine diventi totale, ma ripeto, è un pericolo che direi appartiene quasi al passato, perché abbiamo appena detto, noi facciamo, ci spingiamo sempre più avanti, e tutte le barriere che possiamo superare le superiamo, ma comunque nel passato c'era molto più forte di adesso ancora il senso di questo limite che era pericoloso valicare. E ci sono dei bellissimi racconti fantascientifici, ne ricordo qua adesso uno del 52, è un grande scrittore, questo si può dire anche al di fuori del genere, Walter Miller Jr. Il racconto si chiama Servo Città in italiano, in cui di nuovo la macchina domina e regola la vita di una vasta collettività umana, ma apparentemente la opprime, ma in realtà quando un gruppo di esseri umani decide di ribellarsi a questo tipo di asservimento, in realtà poi il protagonista si rende conto che la cosa migliore non è sabotare la macchina, la centrale come viene chiamata, da cui governa persino la polizia della città, ma servirsene, reimpadronirsene, riprogrammarla, modificarla per migliorare la vita degli esseri umani. Quindi i punti di vista sono diversi. La macchina potrebbe essere usata per replicare, anche se di forma di per sé non umana, una personalità umana, in ogni sua sfumatura. È quello che predice il romanzo italiano di Dino Buzzati, Il grande ritratto, del 1960, in cui noi veniamo guidati nelle montagne del Trentino, dove è sorta una grande fabbrica informatica che da anni persegue il progetto di uno scienziato che costruisce un enorme, allora erano enormi veramente, anche nella realtà, elaboratore, il cui scopo, verremo poi a sapere, non è governare una città o che ne so, coordinare il lancio di una serie di missili o altre cose di questo genere, ma invece ricostruire la personalità di una donna, la moglie del costruttore, che è morta in un catastrofico incidente. Questa macchina enorme e ramificata potrà alla fine riprodurre ogni sfumatura, la memoria, la voce, il pensiero, gli affetti di questa donna, pur senza avere l'aspetto di una donna, neanche di una persona, ma rimanendo un grande calcolatore con i suoi banchi spersi tra le montagne. E devo dire che il romanzo ha questo il fascino che hanno tutte le intuizioni, oltre che tecnologicamente, anche psicologicamente valide. Qui va a finire che l'umanità si trasferirà, anima e corpo,
dentro le macchine, che la replicheranno a modo loro, la replicheranno come potranno. Noi ci stiamo davvero trasferendo nelle macchine, ma a giudicare anche dalla mia semplice esperienza quotidiana, e penso ognuno di voi dalla propria, a me pare che un po' sì, nel senso che io non credo che passerà tanto presto la voga di parlare anche con gli amici, passeggiare per la strada, guidare la macchina e contemporaneamente stare al cellulare. Cellulare che ora non è un telefono soltanto, ma è soprattutto un computer palmare. Noi quando siamo assorti e assorbiti dai nostri cellulari, eccetera, è perché stiamo messaggiando, chattando, guardando post, cercando cose su internet, eccetera, molto più che non telefonando. Una parte importante di noi si trasferisce in tutti gli oggetti familiari che ci circondano. Uno che sia un collezionista, non lo so, di stampe cinesi, in parte risiede nelle stampe cinesi. Uno che è pieno di gadget elettronici, in parte risiede nei gadget elettronici. Ma la differenza è che oggi non bisogna essere un collezionista di gadget per finire in parte nella macchina, ma semplicemente sembra essere il destino che riguarda tutti noi, piccoli, grandi, donne, uomini, tutti indistintamente, perché nella macchina, in questo tipo di macchina, nel computerino, c'è veramente uno specchio di noi e al tempo stesso abbiamo l'impressione di avere un interlocutore. Anche il più asociale di noi potrà avere tutta una serie di amici sotto le dita, perché sono lì che aspettano lei o lui per chattare, per mettere mi piace, cose psicologicamente elementari ma fondamentali. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
At Kroger, we want our fresh produce to meet your expectations, which is why we're dedicated to doing up to a 27-point inspection on our fruits and veggies, checking for things like scarring. In fact, only the best produce, like zesty oranges and crisp carrots, reach our shelves. Because when it comes to fresh, our higher standards mean fresher produce. Kroger, fresh for everyone. Save big on your favorites with the Buy 5 or More Save a Dollar Each sale. Simply buy 5 or more participating items and save a dollar each with your card. Kroger, fresh for everyone. Surgeons keep our hearts beating. They do the amazing, help save lives, and so can you. Your CSL plasma donation can help create 24 critical life-saving medicines that can give grandpa the chance for his heart to swell when he meets his new grandson, or give a bride the chance for her heart to skip a beat on her wedding day. Every plasma donation helps more than you know. Do the amazing. Help save lives. Donate today at your local CSL Plasma Center and be rewarded for your generosity.